Good morning a tutti voi. Buona giornata. Siamo ancora in compagnia di Matteo, sempre al discorso della montagna. Insomma, ha un punto apice, del discorso di Gesù, qualcosa di incredibile. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Insomma, c'è qualcosa di straordinario in questa pagina. E la cosa straordinaria è questa, mi sembra. Insomma, se amate quelli che vi amano, che cosa fate di straordinario? Dice Gesù ai suoi. Gesù pensa che ognuno di noi può fare qualcosa di straordinario, di fuori dall'ordinario. Può fare qualcosa di divino. Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. L'ordinario sarebbe amare il prossimo, ma già questo sarebbe una gran cosa. Magari riuscissimo ad amare il prossimo, ma appunto Gesù va oltre. Siamo capaci di straordinario. Per questo dice: amate i vostri nemici. Pregate per quelli che vi perseguitano. Perché pregate? Perché se noi pensiamo alla nostra vita, a me viene da dire questo, ecco. Amare il nemico, amare quello che mi ha fatto del male, a me sembra impossibile, ecco. Mi sembra impossibile. Poi ci sono delle situazioni particolarmente gravi in cui amare il nemico, ma come fai a amare quello che... Che ne so, quello che ti ha ucciso un figlio, no? E credo che la possibile via sia in quel pregate, che non significa essere lì devoti semplicemente, ma significa che veramente l'amore e l'amore per il nemico ha a che fare col soprannaturale, ha a che fare col divino, ha a che fare con il Padre. Per questo pregate. Perché l'unica strada possibile è sintonizzarci nella preghiera, e la preghiera serve a questo, sintonizzarci piano piano, convertendo il nostro cuore, sintonizzarci allo stesso amore che ha Dio, alla stessa sua compassione, al suo stesso perdono. Forse non ce la farò mai, può darsi, ma io continuo a pregare per custodire in me il desiderio di fare della mia vita qualcosa di straordinario, cioè qualcosa che se io mi metto lì a tavolino mentalmente dico di me: no, io sta cosa non sono capace a farla. E se io appunto mi prendo seriamente a tavolino e mi dico: ma io sono capace di pregare quelli che mi fanno dei torti gravi? No, non ne sono capace. Per questo prego, per essere capace di vivere qualcosa di straordinario. È bellissima l'idea, il pensiero che Dio ha su di me, che io sia capace di straordinario. Beh, vorrei crederci anch'io, vorrei provare a crederci anch'io a questa cosa qua, ecco. È un passaggio veramente stratosferico, ecco. Proviamo a pensare anche noi che siamo capaci di straordinario, a sintonizzarci appunto con l'amore di Dio. Le cose belle della giornata di ieri,
Beh, ieri cito soprattutto un incontro che ho avuto con degli amici a cena, la lunga chiacchierata che ci siamo fatti. È bello ecco, confrontarsi su questioni anche personali, delicate, ma appunto quando c'è un rapporto di fiducia vicendevole. Ci si può mettere anche a nudo, no? Appunto su questioni delicate, non semplici, e quindi ringrazio queste persone, ecco, per il dialogo che abbiamo avuto e per l'amicizia, insomma, che ci accompagna. Una bella cosa, l'amicizia. E poi cito ancora ovviamente i bimbi. Sembra una cosa ovvia, ma veramente io non è che passo tutto il giorno in cortile perché poi ci sono tante altre cose da fare, no? Ma l'affetto dei bambini è qualcosa di straordinario, basta prenderli per mano, prenderli in braccio e loro sono già felici, ecco, bellissima sta cosa. Avere la fiducia di lasciarsi prendere in mano da qualcun altro, che bello. Evviva, buona giornata a tutti voi. Ale.